Ben ritrovati su Spa Kitchen, grazie per essere qui e grazie anche ai nuovi iscritti per esservi uniti in questo spazio dedicato al wellness in cucina, quindi lo stare bene sia a tavola che cucinando. Che dire, siamo appena rientrati per la seconda volta quest'anno dalla Sicilia, dove abbiamo trascorso l'ultima settimana di settembre, dove iniziano a cambiare i colori, i prodotti dell'orto, dove è anche più tranquillo, e ci siamo portati come sempre dei souvenir gastronomici, tra cui la salsiccia siciliana, chiamata sosizza, e con cui andremo a fare un primo golosissimo, che diciamo assomiglia un po' sulla falsa riga della bolognese, quindi ragù bolognese, che in realtà a me non ha mai fatto impazzire veramente. Questa invece è molto più gustosa e poi ci sono i semi di finocchio nella salsiccia siciliana che aiutano anche a digerire e a non sentire questa pesantezza. Questo è un video che racchiude questa ricetta, ma restate fino alla fine perché ci sarà una variante apposta per voi. E adesso direi basta parlare e andiamo in cucina. Amoninni! Iniziamo dalle cipolle, miste nel mio caso, che andremo a cuocere in padella. Nel frattempo sistemiamo la nostra salsiccia, circa 500 grammi, e voilà. Possiamo aiutarci con le mani o con una forchetta per renderla un po' più piccola. Quando sarà pronta la nostra cipolla, guardate che meraviglia, aggiungeremo tutta la salsiccia e andremo a cuocere a fuoco lento in padella per qualche minuto. Mentre cuoce, mescoliamo bene così che tutta la carne sia rosolata e sfumiamo normalmente col vino bianco, ma io non ce l'avevo, ho usato il whisky, e aggiungeremo la nostra passata. Copriamo e lasciamo cuocere per un'ora. Guardate la meraviglia. Io ho aggiunto anche un po' di peperoncino, quindi per chi ama il piccante lo aggiunga pure. Intanto ho cucinato la pasta e adesso andiamo a servire la nostra pasta al ragù di salsiccia siciliana. Vogliamo non aggiungere il sugo anche sopra la pasta? Ma certo che sì. Poi il formaggio pecorino con il pepe nero. E ragazzi, si mangia? Che buona! E voilà anche la versione lasagne. Abbiamo aggiunto del caciocavallo in superficie. La ricetta della besciamella la trovate in descrizione. Copriamo tutto e voilà in forno per 30 minuti. Guardate la meraviglia! E adesso direi che si mangia. Ci vediamo settimana prossima con Spa Kitchen.